Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: assalto al GF VIP, sembra sorgere uno spiraglio, il programma trama in silenzio, potrebbe esserci il colpo di scena. Ginevra Lamborghini divide il pubblico. L'ex Geffina, come ormai tutti sappiamo, è stata cacciata dalla gara del GF VIP di Alfonso Signorini per aver bullizzato Marco Bellavia. Quando le è stata notificata la notizia è scoppiata in un lungo pianto, ma poi in realtà il pubblico ha consentito felicemente la scelta del conduttore, era indignato. Una volta fuori le cose si sono evolute. Antonino si è trovato senza una ship, inoltre Ginevra era il personaggio che animava la casa inventando giochi e momenti di ilarità, insomma la sua assenza si è iniziata a sentire. A quel punto gran parte dei telespettatori hanno cambiato idea gridando più volte su social Ginevra dentro, c'è chi si è indignato per il cambio repentino di idee e chi invece ha assecondato il grido sperando in Signorini. Il conduttore si è trovato in difficoltà, lo stesso Antonino ha spiegato che avrebbe dato anche parte del suo cachet pur di riavere la Lamborghini in gara, ma succederà davvero? Vediamo le parole del conduttore cosa rivelano. Cara lettrice, scrive Alfonso rispondendo alle richieste di una telespettatrice. Sicuramente Ginevra ha lasciato il segno nella casa del Grande Fratello VIP. Il suo meraviglioso carattere esuberante e la sua energia, la sua solarità, coinvolgevano tutti gli inquilini, ha appurato il conduttore, poi specificando, la squalifica era dovuta per una frase orribile che legittimava una piaga sociale come il bullismo. Frase della quale si è pentita chiedendo scusa. Farla tornare nella casa? Al momento non è previsto. Proprio quell'al momento ha però fatto insospettire i telespettatori. Sembra infatti che Signorini non abbia voluto escludere la possibilità di ributtarla dentro, magari più in là quando ce ne sarà bisogno. Se sai il potenziale di Ginevra, falla entrare come guest per una settimana, commentano gli utenti su Twitter. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.